dispiace solamente dall'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno, ma una mano che fa niente, che non tiene una coscienza, che non tiene un rispetto, come fanno a piglia suono quando la sera rindolette, 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 quando la sera rindolette, 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 quando la sera rindolette. Amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionati, buona Pasqua. È doveroso da parte mia augurare a tutti voi una serena Pasqua. È doveroso da parte mia rivolgere il saluto a tutti gli anziani, in particolare coloro i quali non possono muoversi da casa e sono soliti ascoltare questa trasmissione. Il mio pensiero primario è rivolto a tutti quanti voi. Voi dovreste essere i privilegiati, quelli che da questo Stato che risparmia sulle materie importanti di fronte alle quali dovrebbe porsi in una maniera molto generosa, invece fa il contrario. E allora io mi auguro che la Santa Pasqua porti nel loro animo questo segno e che ci sia un'inversione di tendenza rispetto ad un welfare che ha trovato negli ultimi decenni una restrizione permanente. E allora, che significa tutto questo? Significa che manca l'assistenza, che mancano quelle risorse necessarie per far vivere bene chi già di per sé è costretto a soffrire. E allora con questo augurio io vado avanti con questa trasmissione e vi dico, amici telespettatori e telespettatrici e pensionati in particolare, pensionati di ogni ordine, cioè nel senso che i pensionati per me sono coloro i quali hanno un assegno sociale, così come sono coloro i quali hanno lavorato 40 anni e hanno avuto la fortuna di un posto di lavoro fisso che gli ha consentito di cumulare dei contributi e che poi alla fine si ritrovano oggi a dover soffrire una crisi che viene declamata ai quattro venti e che va a cadere sempre e costantemente sulla pelle dei pensionati, in particolare coloro i quali hanno lavorato e hanno versato i contributi. Mentre per me, ancora voglio precisare, sono pensionati anche coloro i quali hanno l'invalidità civile, che per questioni non dipendenti dalla loro volontà si ritrovano ad avere ridotte capacità lavorative o addirittura nessuna capacità lavorativa. E a costoro la Costituzione vigente in Italia assegna una quantità tale di risorse che dovrebbe permettere a costoro di vivere una vita dignitosa. Voi dovreste vivere dignitosamente. Allora io mi chiedo, com'è possibile dare attuazione ad un articolo della Costituzione, il 32, l'articolo 32 della Costituzione, dando all'invalido civile un assegno di 300 euro? Come si campa dignitosamente con 300 euro al mese? Tutto nero in Italia, tutto brutto, tutto non confacente a quelli che sono diritti, a quelle che sono prescrizioni di leggi. 300 euro sono un obolo, sono una qualche cosa che gridano vendetta nei confronti di uno Stato e dicono: tu Stato sei inadempiente nei nostri confronti,
noi non possiamo lavorare, noi siamo nelle condizioni di non poter svolgere alcuna attività e tu ci dai 300 euro al mese. E che ne facciamo noi questi 300 euro al mese? Va bene? In più ci sottoponi a continui controlli. È vero che c'è l'anomalia dei falsi invalidi, è vero che c'è uno spreco, ecco, nell'elargizione del riconoscimento di invalidità a coloro i quali non hanno diritto ad averlo. Però uno Stato che vuole essere rispettato dà innanzitutto il necessario per una vita dignitosa a coloro i quali veramente sono invalidi, veramente hanno ridotte capacità lavorative, veramente non sono nelle condizioni di lavorare, ma mette in condizione di non sprecare risorse verso coloro i quali queste caratteristiche non ce l'hanno e brigano d'accordo con medici, d'accordo con specialisti, d'accordo con medici legali per ottenere quello che non gli spetta. Noi, pensionati d'Europa, siamo contro queste basse manovre che tendono ad impoverire coloro i quali hanno il diritto di vivere dignitosamente. Ci auguriamo che i provvedimenti di cui si sta parlando ormai da alcuni mesi vengano fuori definitivamente e il governo centrale emani quei cosiddetti decreti attuativi che ci mettano in condizione noi, ecco, operatori della politica, noi operatori sociali, perché siamo legati all'attività di CAF e di patronato, noi, ecco, che tiriamo per coloro i quali soffrono, possiamo dare finalmente delle risposte concrete a tutti quanti. E quindi questi decreti attuativi che riguardano il pensionamento anticipato, che riguardano la lotta alla povertà, che riguardano benefici per coloro i quali hanno in casa un portatore di handicap che ha necessità di essere assistito e non lo si porta in istituti dove praticamente questa assistenza neanche viene assicurata in maniera corretta, mentre invece nell'ambito familiare ciò potrebbe essere e potrebbe sgravare lo Stato di oneri e di costi esagerati per certe strutture pubbliche che non offrono poi il servizio adeguato. Allora si potrebbe, ecco, salutare con piacere e con soddisfazione che lo Stato veramente offra alle famiglie che hanno e che si interessano di curare un handicappato nella propria abitazione, nel proprio nucleo familiare, quell'assegno che pare debba raggiungere fino a 1.800 euro al mese. Staremo a vedere se è vero o non è vero una qualche cosa del genere. Voglio tornare perché ecco, ho avuto dei riscontri da quanto detto in precedenti trasmissioni su quello che noi pensionati d'Europa, in particolare qui a Napoli, in Campania, da dove trasmettiamo e che vorremmo estendere a tante altre città, a tante altre regioni, ecco, il tipo di presenza politica che noi effettuiamo nella città di Napoli. Quindi che cosa noi abbiamo fatto a primo acchito quando abbiamo deciso di affrontare, ecco, il mondo dei pensionati con tutte le sue problematiche e con tutto quello che c'è da fare per rendere questo mondo dei pensionati, ecco, non attivo, certo anche attivo da un punto di vista di presenza sociale, però da renderlo ecco, protagonista non solo di lotte, ma renderlo protagonista per capacità di indurre le istituzioni, lo Stato italiano, ad affrontare direttamente la materia previdenziale e la materia assistenziale.
Cioè, noi vorremmo che i pensionati non fossero ritenuti dalle istituzioni e dallo Stato un peso esagerato e dal punto di vista dell'assistenza e dal punto di vista dell'erogazione delle pensioni. Perché? Perché veramente è improprio il ragionamento che fanno le istituzioni e che fa lo Stato e che dovrebbe essere troncato. Per troncare questi ragionamenti negativi bisognerebbe che i pensionati facessero unità, che stessero insieme per poter affrontare questa negatività nella capacità di uno Stato di vedere soltanto il peso e di non vedere i benefici che derivano anche dall'assicurare che le pensioni non abbiano a decrescere e che siano adeguate invece al costo della vita, come fino a un certo punto è stato fatto e poi lo Stato è venuto meno. Cioè, non è possibile atrofizzare la mente di tutto il mondo dei pensionati fino a far credere che non c'è niente da fare perché sono perdenti, perché loro sono assistiti. I pensionati non sono assistiti. I pensionati che hanno lavorato 35, 40, 45 anni hanno acquisito dei diritti, non hanno la veste di assistiti. Sono coloro i quali vantano diritti e lo Stato deve rispondere. Ecco perché noi vorremmo che il mondo dei pensionati si unisse e diventasse interlocutore prioritario nei confronti di uno Stato che finge di non capire e che non si sforza più di tanto per mettere a frutto quella che è la presenza anche molto vasta dei soggetti pensionati in Italia, perché 16 milioni di pensionati e 16 percettori di pensioni, che come gli studi e le dichiarazioni fatte nel bilancio dell'INPS ultimo dimostrano, mentre si parla di 23 milioni di pensioni erogate, sono 16 milioni i pensionati che beneficiano di queste pensioni, perché c'è qualcuno che prende anche due pensioni, perché poi vengono considerate due pensioni anche l'invalidità civile e l'accompagnamento, oppure l'accompagnamento per chi ha una pensione da contributi, perché queste cose non sono incompatibili, nel senso che anche un pensionato normale che ha una pensione di 1.500 euro al mese, nel momento in cui è riconosciuto perché esistono le patologie e sono patologie gravissime e che sono quelle dell'ordinarietà oggi, parliamo delle grandi malattie che non sono state sconfitte dalla scienza, il morbo di Parkinson, la demenza senile, tutte queste cose che hanno bisogno, nel momento in cui si manifestano, di essere affrontate in maniera adeguata senza trattare male coloro i quali incappano in situazioni del genere. E per questo ci vuole uno Stato che sia consigliato non dalla politica normale che ha dimenticato, a livello anche morale, che cosa c'è e si muove nella società che loro dovrebbero, che la politica dovrebbe gestire e saper gestire adeguatamente. Mi sto dilungando, ci vorrebbero delle ore per parlare di queste cose, ma io rinvio ad ulteriori trasmissioni la continuazione, perché è opportuno che si parli di queste cose, e voglio darvi, perché è l'ultima parte della trasmissione che durerà pochissimi minuti, perché mi fanno cenno dalla regia che abbiamo superato già il limite, io voglio ribadire ancora una volta
che a Napoli, il comune di Napoli, ci fa pagare tasse esagerate, ci impone tasse esagerate, ci chiede soldi, li incassa lì dove è capace di incassarli e dopodiché non ci offre i servizi adeguati. Funziona tutto male. Io mi sono trovato, ecco, a prendere la metropolitana, che dovrebbe essere ed è, quando funziona, un mezzo che risolve dei problemi. Ebbene, io sono rimasto veramente stupefatto. Non prendo la metropolitana ordinariamente perché non ho impegni al di fuori di quelli che sono l'impegno di CAF e di patronato e di partito che svolgo nella sede in via Iannelli, ma quando mi devo muovere per motivi importanti io non prendo la macchina, prendo la metropolitana. E sono arrivato, ecco, nella stazione del Rione Alto, ecco, trovando la parte in attesa centinaia e centinaia e centinaia di utenti che aspettavano già da un quarto d'ora. Ho aspettato insieme a loro la bellezza di 35 minuti, dopodiché è arrivato un treno che non ha potuto raccogliere e dare il servizio a coloro i quali aspettavano nella stazione. E si è dovuto fare forza da parte mia, lasciando gli amici che non hanno voluto forzare più di tanto, e vi devo dire che c'è stata paura in tutto il tragitto da Rione Alto al centro Napoli, a via Toledo, perché per tutto il percorso, come sardine, in ogni carrozza c'erano almeno 300 o 500 persone. Se fosse successo qualcosa sarebbe stata una strage. Queste responsabilità chi se le porta addosso? Qui mettono le multe nei locali pubblici, nelle aziende, per cose molto più banali, e nessuno pensa a regolarizzare un servizio pubblico senza mettere in pericolo, ecco, la cittadinanza. Migliaia e migliaia di persone che quotidianamente, perché ho raccolto delle testimonianze, è quotidianamente la metropolitana collinare affollatissima, e grandi pericoli corrono coloro i quali la frequentano per motivi che talvolta sono essenziali ed obbligatori. E allora chiudo questa trasmissione con questa segnalazione. La faccio al sindaco di Napoli, al quale tutte le rimostranze devono essere fatte, i cittadini dovrebbero ribellarsi e porsi, ecco, come parte attiva per dire al sindaco: smettila di fare lo sbruffone e di dire che tutto va bene a Napoli, perché ci sono troppe cose che non vanno bene, tra cui qualcuna che avevi promesso, caro sindaco, di risolvere durante la campagna elettorale. Ti parlo del Vicotrone a Materdei, è chiuso al traffico da mesi e mesi e c'è pericolo per la gente. Poi ti mostreremo e mostreremo alla cittadinanza le immagini in un'altra trasmissione, va bene? Noi riteniamo che queste zone, che sono le zone periferiche di Napoli, lì dove ci sono state promesse, è doveroso mantenere le promesse e risolvere il problema. E non ti trincerare, caro sindaco, dietro al fatto che non hai soldi, perché tu, quando hai scelto di fare il sindaco a Napoli, sapevi che Napoli era in una fase di predissesto finanziario. Se sei un magistrato, se hai fatto il parlamentare europeo, se da 6 anni fai il sindaco di Napoli, o trovi le soluzioni o te ne vai a casa. Amici telespettatori, buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti quanti voi. Con l'affetto di sempre, con l'impegno di sempre, vi saluto, Fortunato Sommella, arrivederci e tante belle cose per voi e per i vostri cari.
super pensioni, terre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.